Oltre 100 espositori disposti lungo i viali del parco della sede della provincia di Treviso saranno protagonisti della sesta edizione della fiera Quattro Passi verso un mondo migliore, organizzata dalla cooperativa sociale Pace e Sviluppo di Treviso. Tema di quest'anno, Reti libera tutti, scopriamo l'economia delle relazioni. Una manifestazione fatta col mondo del volontariato, col mondo della solidarietà, col mondo del cooperativismo. Questo anche per dare una risposta a tutte le aspettative, ma soprattutto ai dubbi che c'erano prima di partire qui al lavoro di Sant'Artemio. Questo è il luogo, è la casa dei trevigiani, lo abbiamo sempre detto, e a meno di un anno dall'inaugurazione di Sant'Artemio abbiamo organizzato, assieme a una cooperativa solidale, un grande evento a Sant'Artemio per il mondo del volontariato, per il mondo del cooperativismo, per mostrare i prodotti ecosolidali e soprattutto le nuove tecnologie e il nuovo sistema di alimentazione ecosolidale per il nostro territorio, chilometro zero. Per cui il mio invito a tutti i trevigiani, ma direi a tutti i veneti, venite al Sant'Artemio a questa mostra ecosolidale il 24, 25 e 26 settembre. Vi aspettiamo. Autunno è tempo di accoglienza in provincia di Treviso. Due iniziative importanti che lanciamo in questo autunno. Prima di tutto Coccofungo, un'edizione giunta alla 34esima rassegna con il mondo della ristorazione, il gruppo ristoratori della marca trevigiana. Delizie d'autunno, un cartello di 11 manifestazioni sparse in tutta la provincia di Treviso che vanno da settembre a ottobre fino ai primi di novembre. Quindi castagne, pomi, funghi del Montello, e poi abbiamo anche la novità del kiwi, il kiwi della marca trevigiana presso la festa di paese che chiuderà la rassegna in provincia di Treviso. Maggiori informazioni sugli appuntamenti con i 7 ristoratori della 34esima edizione di Coccofungo sono disponibili sul sito www.coccofungo.it. Per chi ama invece le feste paesane e il folklore, il calendario delle manifestazioni delle Proloco è scaricabile dal sito www.deliziedautunno.tv.